Arrivano i Beatles e anche Amsterdam impazzisce. Migliaia di minorenni si giocano le tonsille per urlare il loro yeah, 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 e qualcuno rischia di giocarsi addirittura l'osso del collo. A Blokker, un villaggio dell'Olanda del Nord, 7.000 persone assistono allo spettacolo. Manca Ringo Starr, il batterista, è ammalato. Lo sostituisce degnamente Jimmy Nichols. L'esibizione ha luogo in questo clima di sfrenato fanatismo. Gli adolescenti dimostrano al tempo stesso il loro entusiasmo e la loro intelligenza. E non solo gli adolescenti, i Beatles incominciano a reclutare proseliti anche tra gli uomini di una certa età. E alla fine dell'esibizione il palcoscenico viene sgombrato dalla polizia e dalla nettezza urbana.